Diciamo che non eri proprio il ritratto della felicità nonostante la medaglia di bronzo, perché? Perché, diciamo, ben sapete tutti, sono campione del mondo, campione d'Europa e sono venuto qua con una responsabilità che per me, secondo me, mi ha pesato troppo, però da queste Olimpiadi ho imparato che devo sempre stare testa bassa e affrontare le cose un pochino più concentrato. Lo so, se mi ha servito d'esperienza, perché diciamo io ero molto sconvolto in queste Olimpiadi, non ero io, quelli che mi seguono, quelli che sanno come lotto, forse se ne sono reso conto che non ero io in queste Olimpiadi, non lo so il motivo, non voglio fare discorsi strani, ma mi sono sentito un pochino male, forse era la pressione, tanta responsabilità. Però bene, siamo riusciti a fare bronzo, che diciamo non è una cosa brutta, io lo fumerei bronzo, onestamente ragazzi io fumerei bronzo, però sono una persona diciamo molto che sempre vuole meglio, sempre vuole di più, non è bronzo e la gente non mi rendono felice, però in questo Olimpiadi ho imparato che anche salire sul podio è una delle cose più belle che esistono nelle Olimpiadi. E quindi salire sul podio diciamo che mi ha calmato un pochino. Cos'è che invece ti fa tornare a casa però col sorriso? Di questa esperienza, questi giorni che hai vissuto? Avermi trovato in semifinale, a perdere la semifinale, di trovarmi nel camerino dicendo, pensando di non riuscire a fare niente. Questa cosa mi... ho avuto un richiamo a me stesso e ho detto: Frank, ma che stiamo scherzando? Di qua non te ne puoi andare senza medaglia. Questo intervallo secondo me è stata una delle cose più forti che ho avuto in questo intervallo. Comunque, come dicevo prima, non lo so cosa è successo, forse che c'è stata la mia prima Olimpiadi e non ho mai affrontato un evento a questo livello, può essere anche quell'aspetto lì, però comunque niente, molto tranquillo, molto contento con i miei risultati. Più avanti verranno altri meglio, c'è Tokyo, diciamo magari addio, c'è Roma 2024 e c'è strada da fare ancora. Frank, sei nato a Cuba, hai trovato in Italia una seconda casa, cosa significa per te una medaglia alle Olimpiadi con i colori azzurri e chi ti senti di ringraziare per questo che comunque è un traguardo? Ringraziare, mi stai facendo una domanda scontata, io tutto quello che ho è grazie all'Italia e ogni volta che salgo sul tappeto, guarda, non penso tanto a me come penso all'Italia, diciamo mi trovo in mezzo di un bel casino, io questo lo devo fare per l'Italia perché sono stati loro quello che hanno creduto in Frank, sono stati loro quello che hanno tirato su Frank, quindi Frank le devi far vedere l'Italia e non si penta di quell'acquisto che hanno fatto. E comunque, come ti dicevo prima, non sono riuscito a fare meglio, ma non sono contentissimo lo stesso e spero che gli italiani siano contenti all'uguale come sono contento io. Grazie, complimenti ragazzi.